L'innovazione porta sempre un rischio, quindi il concetto era quello di rischiare anche in una modalità diversa, una modalità creativa. E noi spesso utilizziamo tecniche di creative problem solving, che poi ce ne parlerà meglio Ernestino, però questo significa anche capire che queste iniziative sono fatte soprattutto per rendere Vittorio in qualche modo il protagonista della serata, oltre all'intervento di relatore. Credo che tu abbia giustamente sottolineato questo aspetto. Troppo spesso la politica rischia di essere autoreferenziale e parlare solo a se stessa e non agli altri. Passerei la parola a Francesca Ferrazzi, che è una delle 13 imprenditrici su 100, no? Che prima veniva citata dal vicepresidente Guagnini, fondatrice delle Impaccanti e project manager. Vorrei raccontarvi un aneddoto su come mi ha incuriosito una cosa che aveva scritto Francesca in un social network. Diciamo, al rientro da un'iniziativa fatta da un'organizzazione di categoria, si chiedeva perché, quando si parla di impresa femminile, in qualche modo devono essere chiamate quasi sempre le stesse tipologie di persone a rappresentare l'impresa femminile. Francesca, oggi hai la possibilità di avere tutta la platea qui a tua disposizione per raccontare la tua attività di impresa, raccontare che cosa significa ogni giorno gestire risorse umane, organizzare eventi, avere un'attività imprenditoriale nel settore della moda, e in qualche modo anche come si può oggi, tra mille difficoltà, come sentivamo prima, portare avanti il proprio sogno imprenditoriale. Quindi uno dei temi che vorrei che tu trattassi e che poi anche Elena ci aiuterà a trattare è proprio questo, il tema dell'imprenditoria vista dal lato femminile e in qualche modo anche il concetto di leadership visto dal punto di vista femminile. A te. Allora, io chiederò assistenza al mio vicino perché non ho mai parlato in pubblico, c'ho un po' d'ansia. Allora, Le Baccanti è nata nel 2008-2009, quindi nel pieno della crisi, e quindi più sogno imprenditoriale di questo direi che non c'è. Ci aggiungiamo che avevo 25 anni con uno storico lavorativo da modella e associamo tutti e tre i fattori. Insomma, quindi potete immaginarvi le difficoltà che ho avuto, soprattutto inizialmente. E, senza trascendere insomma, nei discorsi del maschilismo, eccetera, tanto si è già capito di cosa volevo parlare. Io vorrei riagganciarmi intanto a un argomento di prima, che è lo smart working, che io, senza volerlo, senza troppe congetture, l'ho già attivato da anni, nel senso che non ci sono orari nel mio ufficio, non c'è una sede fissa, basta raggiungere gli obiettivi e in effetti si raggiungono, perché Le Baccanti ha un incremento di fatturato che, a parte i primi anni che è stato del 50, si mantiene sul 20% all'anno, 20-25, senza costringere le persone a stare nello stesso posto o rispettare orari rigidi senza senso. Quindi questo è assolutamente vero ed è anche un ottimo test per valutare i dipendenti, secondo me, perché in molto meno tempo capisci se veramente un dipendente è una persona responsabile e affidabile, piuttosto che averlo lì che è obbligato a fare le cose, insomma. Quindi, secondo me questo è veramente... sono testimone del fatto che funziona nel mio piccolo. E, invece per quanto riguarda la questione delle mamme, mi viene da fare un po' per far capire a tutti cosa significa attivare un'impresa senza avere le spalle coperte, senza arrivare da famiglie influenti, quindi insomma realizzandola veramente da zero, si può paragonare, secondo me, avere un'azienda ad avere un figlio, nel senso che la mamma si è stanca e il figlio ha fame, si alza e gli dà da mangiare. Se ha 100 euro in tasca, la priorità di investimento è data al figlio, rispetto al figlio piuttosto che per se stessa. Allo stesso modo, se ci sono degli utili in un'azienda che vuoi far crescere, rinunci alla tredicesima, cioè diciamo la tredicesima che puoi abbodare o ad altre cose, per investirli nella tua società, o se hai la passione per l'imprenditoria, magari in altre, come poi ho fatto io. Che ci ho preso gusto, non parte altre due. Poi, vabbè, a parte il discorso delle fatiche di un'imprenditrice che possono essere abbinate a quelle della mamma, ovviamente c'è, cioè, dipendente da un po' di questo paragone,
Devo dire che avere un'impresa è anche una forza, perché è un pezzetto di te che ogni giorno vuoi far crescere, porti avanti, e ti dà anche la forza per superare molti momenti di difficoltà, perché se ci sono dei momenti bui, hai veramente un ottimo motivo, esattamente come un figlio, per non farti scoraggiare, perché c'è questa cosa e tu non puoi abbandonarla, quindi sì, diciamo che oltre ad essere una grande fatica, molto spesso è quello che ti dà la vitalità e la forza di alzarti ogni mattina, nonostante tutto. Io ti volevo vicino per farmi le domande che erano più facili. Allora, poi le difficoltà del mio lavoro, della gestione delle risorse umane. Allora, io faccio da mediatrice fra il cliente e tantissime persone diverse, tra le quali modelli, hostess, modelli, eccetera. Quindi io in 3 secondi di casting devo capire se quella persona è affidabile o meno. E quindi sto affinando sempre di più la tecnica, ogni tanto sbaglio, però sono sulla buona strada. Ogni anno faccio lavorare circa 300 persone diverse in tutta Italia. E abbiamo lavorato con aziende tra le più disparate, da banche, assicurazioni, a automobili come Ducati, Audi, nella moda con Armani, Michelin, sono miei clienti usuali, anche Patrizia Bebe, insomma, tanti nomi importanti, quindi insomma sono anche abbastanza contenta, però proprio perché aziende così importanti si sono avvicinate alla mia realtà mi sento molto responsabile, e allo stesso tempo quando seleziono le persone sbagliate la responsabilità arriva anche a un livello un po' più profondo, che è quello del fallimento personale di non aver capito bene, però poi mi perdono perché sono talmente tante che ogni tanto si può sbagliare, questa è uno degli elementi di difficoltà. I lati positivi ovviamente sono sempre gli stessi, cioè che comunque io ogni giorno incontro persone molto diverse tra loro, di qualsiasi età, di qualsiasi razza, di qualsiasi etnia, di qualsiasi ideologia politica, e in qualche modo c'è sempre un fil rouge. E poi vabbè, la cosa che mi riesce meglio è lo scouting, quindi trovare volti nuovi, faccio scouting ovunque, dalla palestra all'autobus, sembro una pazza. E questo rimane un po' a quello che io penso che sia il concetto di leadership, cioè trovare velocemente la peculiarità, il lato speciale di ogni persona e portarlo al massimo livello. Quindi leadership credo che voglia dire semplicemente circondarsi delle persone migliori e farle diventare migliori grazie alla tua vicinanza. Ed è grazie ovviamente alle persone qua vicino, con le bacchette cresciute, come Francesca che è in platea, che è poi diventata anche la mia socia su una startup nata da una sua idea, dove siamo 3 socie, tutte donne, tutte sotto i 35. E Eva, che è subentrata invece all'altra società che si chiama Fresh Management, fondata da me e Stefano Berzi, e sono qui a fare il tifo per me. E niente, quindi io più o meno ho detto quello che devo dire. Sì, c'è la regola che tu vuoi fare. Sì. No, la domanda è così, essendo una donna imprenditrice, comunque una donna molto giovane, una donna anche molto bella, mi permetto di dirlo, se hai mai incontrato degli elementi, non dico discriminatori, però insomma, la galanteria pelosa, quelle cose terribili, oppure la sensazione che magari ti hai davanti non ti prende al 100% sul serio come tu vorresti, come tu dovresti essere presa, no? Se ti è mai capitato, o difficoltà quando magari devi andare a chiedere in banca prestiti, soldi, investimenti, no? La sensazione, mai avuto la sensazione che essendo donna giovane e anche molto carina ti in qualche modo fosse una penalizzazione piuttosto che un vantaggio? Ovviamente sì, cioè, soprattutto all'inizio, perché non sapevo gestire bene questo aspetto, che da un lato mi facevo ottenere magari degli appuntamenti con degli imprenditori che
molto spesso sono uomini, quindi chiaramente ti aprono le porte più facilmente se sei giovane, carina e simpatica. Però quando poi arrivi lì e devi stringere, ecco lì subentra il problema. Ma anche qui ho affinato la tecnica, cioè generalmente nel senso che non bisogna essere gentili, non bisogna sorridere troppo, bisogna essere delle stronze. Gli uomini mi prendono sul serio. Ci provano magari adesso, ci provano un secondo a fare il piaccio, ma finisce subito perché non rido, cioè gli dico proprio non c'è niente da ridere. Quindi ridi da solo se vuoi, allora poi cambiano. Quindi diciamo che sì, è un problema che sussiste, però noi dobbiamo essere bravi a snaturarci solo in quel frangente, almeno in questo momento storico, ma sicuramente le cose stanno già migliorando in questi 7 anni, ho già visto la differenza. Ho magari visto un po' potrebbero snaturarsi anche loro ogni tanto, stare zitti. Sì, no? Ma oltre che snaturarsi no. No, bene, benissimo. Grazie, grazie, grazie Francesca, grazie per... Tra l'altro tu dicevi una cosa rispetto al tema del fallimento, che è una cosa, è anche un atteggiamento culturale che dobbiamo fare in Italia sulla cultura dell'imprenditorialità, cioè noi troppo spesso rischiamo di parlare dell'imprenditoria solo come casi di successo, mentre in verità l'innovazione è innanzitutto una storia di fallimenti, cioè una storia di imprese che nascono, muoiono, ricrescono, rinascono di nuovo sempre più forti e sempre migliori. Quindi il primo diciamo impegno sulla cultura di imprenditorialità e dell'innovazione che dobbiamo portare avanti è quello per cui il fallimento non è considerato come l'elemento negativo della vita della persona e della vita dell'impresa, ma come un percorso di crescita professionale. E in questo devo dire che in questo paese abbiamo praterie davanti da questo punto di vista. Io vai. Lasciamo che falliscano gli altri. Ah, certo. In questo momento bisogna andare avanti noi con i fatturati che dicevi tu e con gli affermati che dicevi tu.